È stata particolarmente seguita ed apprezzata da studenti ed insegnanti la relazione del professor Pietro Cataldi sull'infinito di Leopardi, che si è tenuta questa mattina al Liceo Classico Fazzello di Sciacca. Opera letteraria sviscerata in tutti i suoi aspetti, che ancora oggi attira l'interesse anche dei giovani. Pietro Cataldi è docente di letteratura italiana contemporanea, nonché rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Io sono convinto che la magia di questo testo consista nel fatto che continuiamo anche oggi, i giovani continuano a provare l'esperienza di cui Leopardi parla in quella poesia. Cioè, continuiamo a leggere l'infinito perché continuiamo a essere giovani. Continuano a esserci persone giovani e continua a esserci in ognuno di noi, anche quando non siamo più giovani, una parte che resta giovane e che si misura con i temi di quella poesia: l'emozione intensa, il limite, il bisogno di superare i limiti. Durante la sua relazione è stato toccato anche il tema dell'infelicità. Alla fine Leopardi non era poi così tanto pessimista. Leopardi era pessimista, starei per dire, allo scopo di aumentare la felicità, cioè non si illudeva in modo ipocrita che si potesse o si dovesse essere sempre felici, una delle sciocchezze che oggi io credo ci rende più infelici, ma accettava che esiste nella vita una parte grande di dolore, di sofferenza, di infelicità, di tristezza, di delusione, di frustrazione, sulla base delle quali è possibile collocare dei momenti intensi di felicità e di vita. Quali altri aspetti sono stati toccati durante la sua relazione? In particolare i ragazzi e le ragazze che sono intervenuti hanno, credo, avuto bisogno di porre il tema della loro condizione, la condizione di chi è magari scoraggiato. Non certo dalla scuola, ma da un sistema culturale complessivo che sembra non ascoltare i bisogni dei ragazzi, ma nutrirli costantemente, imbeccarli costantemente attraverso la pubblicità, attraverso slogan facili, ma non li ascolta. Io credo che leggere grandi classici della letteratura qualche volta non è importante solo perché si impara, si studia qualcosa, ma perché si ha la sensazione di avere qualcuno che ci ascolta mentre leggiamo. È incoraggiante vedere quanto i ragazzi siano stati proprio contenti di affrontare questa tematica. Sì, è molto incoraggiante, credo che per le persone della mia generazione sia fondamentale credere che si abbia qualcosa da trasmettere, che non sia soltanto il tentativo di imbonire, coinvolgere di emozioni facili o primitive, ma che sia la possibilità di uno scambio per confermare la cosa più importante in fondo, cioè il patto fra le generazioni, il fatto che non siamo divisi, ma apparteniamo a una condizione umana generale. Secondo lei un altro Giacomo Leopardi è già nato o potrà nascere? Io ho la sensazione che ci siano tantissimi potenzialmente come Giacomo Leopardi, dobbiamo ascoltarli quando si esprimono, nei luoghi in cui si esprimono, non necessariamente scrivendo una poesia, magari scrivendo una canzone rap, magari dipingendo un quadro, magari rappresentando qualcosa della propria interiorità in altri modi. E penso d'altra parte che ogni ragazzo di 20 anni, come era Leopardi quando ha scritto L'infinito, sia in una qualche misura quel ragazzo. L'incontro ha avuto lo scopo di approfondire, di studiare, di gustare ancora una volta la celebre lirica dell'infinito di Leopardi, e devo dire che sono stati regalati dal professore a noi, a me, dirigente, ai docenti e a tutti gli alunni, momenti di grande emozione, di grande riflessione, di grande capacità per ognuno di noi introspettiva e un modo diverso anche di vedere l'autore e la poesia, un modo entusiasmante, un modo emozionante.